con la mia casa, due piccole valigie riempite di speranza. Mi lasciai dietro famiglia, sole, amici ed il bel mare per trovare freddo, pioggia e tanta voglia di non mollare. Nella settimana dedicata alla lotta alle discriminazioni razziali, la città metropolitana di Torino è in prima linea, perché crediamo che sia compito delle istituzioni costruire una società più giusta per tutte le persone. Un flash mob a Torino, lo spettacolo teatrale al Liceo Pascal di Giaveno, replicato anche a Carmagnola, sono azioni del progetto Terre di Confine, in collaborazione con UNAR, Ufficio Antidiscriminazioni Razziali, Presidenza del Consiglio dei Ministri. La città metropolitana di Torino porta nel suo territorio un progetto fatto di arte e di riflessioni collettive sulle migrazioni, sulle discriminazioni che vivono quotidianamente le persone razzializzate e sul ruolo che le comunità locali possono e devono avere per superare il razzismo. Io avevo la mia piccola valigia, piena di speranza. Questa mattina la città metropolitana di Torino si trova alla scuola Pascal di Giaveno per un progetto dal titolo Terre di Confine. Crediamo che il lavoro culturale sull'antirazzismo in questa che è la settimana dedicata alla lotta contro le discriminazioni razziali sia importante proporre progettualità come queste al territorio per far sì che ragazze e ragazzi dibattano, discutano e si impegnino in progettualità che vanno contro le discriminazioni e che provano a costruire delle comunità aperte, inclusive ed antirazziste. Questo progetto Terre di Confine lo portiamo avanti insieme ad un'associazione che si chiama In Mente Itaca, che quotidianamente porta avanti questa lotta nelle scuole, nelle strade, nelle piazze del nostro territorio. La città metropolitana di Torino si impegna per l'antirazzismo. Conformati, non puoi essere altro, non puoi essere diverso, devi accettare il tuo ruolo. E ti deve pure andare bene. Grazie all'associazione In Mente Itaca per averci fatto riflettere con lo spettacolo teatrale, senza arte né patria. Portiamo questo spettacolo di teatro sociale nelle scuole per poter iniziare un dibattito, o meglio una chiacchierata con le studenti e gli studenti, in modo tale da elaborare un po' di più quali sono i temi come la discriminazione e l'antirazzismo. Soprattutto perché siamo nella settimana contro la discriminazione razziale e quindi per noi è molto importante impegnarci in questa settimana nelle scuole, nelle piazze, dentro le associazioni e dovunque serva. E purtroppo notiamo che serve essere dovunque, impegnarsi dovunque in lotta contro ogni tipo di discriminazione, in particolar modo quella razziale.